Da Giovanni Bernardelli a Ruggero Giorgi, da Umberto Bellintani a Vasco Corradelli, la passione e la tecnica pittorica rivivono a San Benedetto Po nella Giornata per la Cultura 2011, un omaggio che l'amministrazione comunale ha voluto tributare alle grandi voci della pittura mantovana del primo Novecento, allargando lo sguardo ai pittori locali che ne hanno rappresentato il seguito. È una giornata in cui ci dedichiamo per far sì che San Benedetto possa esprimere quello che è successo in questi anni e nella sua storia. È collegata a una mostra che riguarda tutti gli artisti locali, prendendo spunto dai grandi artisti appunto del Novecento. È importante che ogni luogo abbia un suo momento di espressione importante e che tramite l'espressione del proprio territorio artistica sia un viatico per l'espressione di tutto il territorio mantovano. Le mura dell'ex refettorio monastico raccontano così, attraverso le tele, uno spaccato di storia fatto di volti e di avvenimenti, tre generazioni di una collettività che ha vissuto all'ombra dell'abbazia benedettina, con il tempo scandito dai mercati settimanali, dalle processioni religiose, dai raduni e dai comizi elettorali, momenti solo in apparenza lontani dai circuiti della cultura. A poco la comunità rurale ha iniziato a tingersi di rinnovamento, si è aperta all'opera lirica, ai circoli, alle arti figurative e ha dato spazio ai primi grandi nomi della pittura. Tre grandi artisti di San Benedetto che sono conosciuti a livello nazionale, che sono Bernardelli, Antonio Ruggero Giorgi e Umberto Bellintani, e abbiamo anche messo in luce un altro protagonista di quegli anni, che è Vasco Corradelli, che sicuramente ha tutti i titoli per essere considerato tra i grandi della pittura mantovana e in particolare di San Benedetto Po. Poi abbiamo pensato che era giusto far conoscere la loro eredità, quindi tutti gli artisti che a San Benedetto hanno in qualche modo collaborato con loro, hanno imparato da loro e hanno cercato di diffondere la passione per l'arte, in modo particolare per la pittura e per la scultura. Artisti di notevole qualità, di notevole livello, che sono ben degni di stare insieme in questa mostra importante l'amministrazione di San Benedetto Po molto intelligentemente e sapientemente ha proposto. Organizzata dal Circolo Arci 1 maggio, la mostra rimarrà allestita fino all'8 gennaio, inserendosi tra le manifestazioni programmate per il centenario della nascita del pittore Bernardelli, voce del Novecento ed espressione di una più estesa artistica coralità.